Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Xenoverse per Aspera ad Astra. Nello scorso video ho affrontato e battuto con un molta fortuna Gold, era davvero forte, ma ho anche completato, per conto mio poi, una quest secondaria che chiedeva appunto di trovare Mimikyu, di salvarlo dalle grinfie di Min e Moon, e poi questi due, una volta sconfitti, avrebbero aperto un negozio di dolciumi. E lì si possono comprare le caramelle rare. Il negozio si trova dentro la sartoria di Scorpiopoli. Ad ogni modo, ora mi trovo alle cascate Meteora perché devo arrivare a Capricornia. A Capricornia c'è una cosa molto interessante da fare. Come da titolo, catturare Luxflon. Ovviamente, avendo comprato le caramelle rare, ho potenziato tutta quanta la squadra. Che sinceramente mi piace come è composta ora. Oh, Sabolt e Lugia. In grafica lascio quella vecchia perché è quella che mi ha accompagnato fino a fine gioco. Allora, questa è Capricornia. Non ci sono mai stato. È la prima volta che la visito. In realtà ho fatto delle prove prima per vedere dov'è Luxflon. Però, insomma, non è che mi sono messo a controllare dentro le case, a parlare con gli NPC perché volevo appunto evitare, no? Però andremo direttamente da Luxflon, magari prendo qualche strumento che non ho preso prima. Ah, ok, caduta libera. Ah, quella. Ah, no, no, quella è schiacciatuffo, un'altra cosa. Mi ricordavo un'altra mossa. Andiamo quindi qui. Io qua pensavo sinceramente di trovare il capo della tribù, no? Quello che è. Però no, qua si va alle cascate firmamento. Ho detto, ma ok, proseguiamo, vediamo dove ci portano queste cascate firmamento. Eccole qua. Allora, la strada da prendere è un po' più complicata di quel che sembra, anche se non di troppo. Però ovviamente userò un bel repellente max perché sennò non arrivo più. Ad ogni modo, qui che si trova? Vediamo un po'. Tanto che ci sto. Prendiamo tutto. Argenpolvere, quella che potenzia le mostre tipo coleottero, mentre Luminpolvere serve a far sbagliare l'avversario. Allora, oddio, com'è che si arrivava? Non mi ricordo più. Per di qua. Sì. Ah. Per di qua, sì. Ok, poi si scende. E si risale qui. Poi per di qua si va sopra. Giusto? Yes. Si passa a questo posto qui e si sale. Bene. Peccato che non ci sia il suono dell'acqua quando passi sopra le pozzanghere. E si esce qui. La strada comunque sia non è tanto lunga alla fine dei conti. Ci sono da usare un po' di mosse N, ma beh. Nulla di che. Anche perché questa roba è da fare a endgame. Quindi a endgame le abbiamo tutte per forza. Tranne Surf, che comunque sia Surf, non è proprio intuibilissimo dove prenderlo. Quello potevano un attimino fartelo capire meglio, ma vabbè, basta che uno si fa un giro, alla fine parlando con tutti la trovi. Poi in base a dove ha preso le altre mosse N, capisci che c'è un posto specifico dove prenderla. Allora, vediamo un po' che c'è qui. Polvostella, questa si rivende al limite. Eccolo. Sì. Allora, calma. Le Ultra Ball ce le ho. Quindi è il momento. Mamma mia. Bello però. Quattro barre della salute. Focobomba! No! Fallisce! Oddio, forza antica che sarà roccia? A due volte di fila fallisce! Geoforza! Vabbè, Pokémon Terra e Roccia hanno mosse Terra e Roccia, voglio dire, se le sono intercambiabili. Metal testata, allora acciaio! Anche perché super efficace è stato Focobomba. Allora, adesso ho fatto Focobomba per due volte, però. Ok, lancia astrale non è molto efficace. Allora è acciaio. Ok, lancia astrale è sicuramente acciaio allora. Ma l'altro tipo qual è? Ha sicuramente. Penso che sia terra a sto punto.
Ah, famosa terra, quindi sicuramente terra, dai. Terra acciaio. Anche la musica. È quella della intro. Allora, andiamo con giorno di sole. Se mi fa frana mi spacca, però. Perché fa metà testata? Che problemi c'hanno? Fuoco bomba. L'ho visto prima che frana era super efficace. Il gioco dovrebbe farlo in automatico. Allora, adesso non mi tocca proprio. È brutto colpo, sì, ma non mi tocchi più bello. Allora, fuoco bomba dovrebbe. Non so se è come idropompa che non ha più precisione sotto il sole, ma è solo più forte. Perché è una mossa fuoco, ovviamente. Faccio una ripresella tattica, tanto è scottato. Lascio che si faccia male con la scottatura. Anche se frana non è che. Forza antica, voglio dire, non è che va proprio bene. Ok, allora, adesso posso iniziare a catturarlo. Provare a catturarlo. Maxiball, modello di Pokéball ispirato ai lavori di un artigiano e più efficace sui Pokémon pesanti. No, uso una semplice Ultra Ball. Oscuro Ball, siamo in una caverna. Come non è abbastanza debole? A quanta vita deve arrivare? Io intanto faccio un po' di ripresa perché sennò. Metà vita? No. Ok, ma proprio non deve essere piena, insomma. È scottato, quindi gli attacchi non fanno molto male, ma fa brutti colpi, che è un po' una seccatura. Con la scottatura non dico che è più facile da catturare, ma. C'era quasi! Accidenti! Ehi! Dai, tecnica ninja! Buonanotte! Ma se va KO che succede? Niente, rimane qui! No, ma dai, ma c'eri! Neanche uno, neanche. Bene. Ne ho catturati davvero pochi. Peso 333. Pokémon Terra Santa. Pokémon leggendario protettore della terra, ha il pieno controllo della natura che può modificare a piacimento. Terracciaio, bene, altezza 9 metri. Ma per lungo? La metti in squadra? No, allora mettiamo la PC. Tanto ho detto che l'avrei lasciato lì. Ad ogni modo, questo video termina qui. C'ho la fune di fuga, chi lo sa, nel prossimo video lo scopriremo. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Xenoverse per Aspera d'Astra e nel prossimo, Isola degli Shinobi. Perché no? Iniziamo con i pass di espansione. Ad ogni modo, vi ringrazio per aver seguito anche questo video. In descrizione, link per Instagram e Telegram. Se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.